Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon dall'amico Davide Negrini, che saluto. Comunque mi hai chiesto di parlare del disco del 1996, Songs of a Dead Dreamer, appunto, del 1996, di DJ Spooky, il nome d'arte di Paul Miller, di Disjockey di Washington, che nel 1992 incomincia a incidere i suoi primi singoli e che appunto esordisce con questo LP nel 1996, che comprai all'epoca e che è veramente uno dei migliori dischi degli anni 90, elettronica oppure no, anche perché appunto Spooky in questo suo disco decide di prendere l'elettronica e stuprarla, in un certo senso distruggerla, eliminarla per poi ricostruirla con piccoli bozzetti. Qui si passa dalla musica ambient all'hip hop, al dub, la techno, il trip hop, l'house, c'è tutto all'interno, però è tutto spezzettato, sembra come se il nostro Spooky avesse voglia di costruire qualcosa che fosse veramente potente e non solo un certo tipo di musica elettronica che potesse riportare chiaramente a certi altri maestri, da Ino a venire su nell'ambient, nella techno, nel trip hop, può ricordare un certo tipo di trip hop più vicino ai Massive Attack, quelli diciamo così più sperimentali e meno cantati. Ma sta di fatto che il disco è veramente una bomba, una di quelle bombe di 23 anni fa che sembrano quasi 24, quindi un quarto di secolo, che sembrano uscite adesso. Modernissimo ancora nei suoni, fantastico nella produzione, ripeto, il suo entrare nei meandri dei generi, appunto, dell'elettronica, e cercare di svilupparli tutti attraverso una visione postmoderna lo rende veramente interessante. Un disco quindi, secondo me, che dovrebbero avere tutti, amanti del rock, del pop, della dance, dell'elettronica, di tutti i generi, perché è veramente uno di quei dischi che non può mancare nella collezione di nessuno. DJ Spooky è un nome che viene poco rinomato, in effetti i dischi dopo non hanno, secondo me, forse la potenza di questo Songs, chiamiamolo così, il suo primo disco, che è una pietra veramente miliare della musica elettronica e non, e che deve essere ascoltato da tutti quelli che dicono di amare la musica moderna. Qui ci sono intuizioni che poi verranno sviluppate da altri, molti altri gruppi negli anni 2000. Spooky era avanti almeno di 10 anni, questo disco lo sta a dimostrare con tutte le sue composizioni, una migliore dell'altra. È un flusso di suoni, un flusso continuo di strutture che si destrutturano per trasformarsi in qualcos'altro. Come ho detto, l'ambient filtra tranquillamente col dub, che filtra con la trip hop, che filtra con l'house e con la techno più intelligente e meno danzereccia, stupidamente alla Ibiza, insomma, una dance che ha la sua forza anche proprio nella costruzione della canzone, nell'arrangiamento, nelle melodie e tutto il resto, che qui raggiungono il massimo dei livelli o quasi di un DJ che da solo riesce a creare questo disco che fa molto scalpore nell'underground. Noi tutti lo comprammo e che, nonostante siano passati quasi 25 anni, io continuo ad ascoltare molto volentieri, perché lo reputo veramente un disco indispensabile. Grande disco di DJ Spooky, grazie Davide per avermene fatto parlare, poi se ne parlerà anche a voce.